un'angoliera, spunta bene. Sei sedie, due, quattro, sei, sto in già su Mario, gli stracci. Una poltrona 668 pelle, quella lì, marchala bene. Avvocato, mi scusi, un momento, in pressa, veniamo subito. Una testata letto 68, oh, Piero, ti raccomandi quella lì, eh? E poi segnala bene, una provenzale. E questa roba va in America, vero? Sì, va in America, va in Argentina, la vada per... E lei, signor Tavecchio, prima di entrare qui in fabbrica dal Valtorta, che cosa faceva? Lavorava in proprio? Lavorava in proprio, sì, facevo i carri come mio nonno, mio padre, come tutta la mia famiglia, insomma. E poi? E poi i tempi sono cambiati. E ha dovuto chiudere? Ho dovuto chiudere. Hai scritto tutto lì? Sì. Avevate dipendenti? Tre. E uno di questi si chiamava Domenico Regalia. Domenico Regalia, ecco, sì. Mi fa la sua, ecco, sì, subito. Era molto bravo anche per i moti, soprattutto perché allora senza tornio era un'impresa. Portalo anche qui, mi fai il boletone, poi sì, mi porti qui. Vero. Sì, vabbè. Ha saputo che lo hanno arrestato? Sì, sì, l'ho saputo e mi è dispiaciuto anche, non per altro perché era una brava persona, un bravo uomo. Ma con me quando era nel mio stabilimento, diciamo, non mi è mai mancato un chiodo. Avvocato, se posso fare qualche cosa per me. Già fatto, signor Tavecchio, mi basta quello che ha detto, la ringrazio. Per quale motivo è andato da questo signor Tavecchio? Perché a me interessava moltissimo centrare, mettere a fuoco la personalità di Domenico Regalia. Cioè riuscire a capire se fondamentalmente Domenico Regalia era una persona onesta o no. Perché lei non era certo che Regalia fosse effettivamente innocente? Beh, qualche dubbio lo avevo, noi abbiamo sempre dei dubbi nei confronti dei nostri difesi e dobbiamo sempre mettere a fuoco bene la loro posizione nei confronti della giustizia. E anche moralmente era importante che io lo sapessi per poter mettere tutto l'entusiasmo necessario in questo mio tipo di azione.